costruito questa fontana che si chiama, quest'opera che si chiama Segnali, appunto per cercare di dare un segnale utilizzando un elemento molto semplice che è l'acqua. Dietro a quelle retine ci sono delle casse audio, invece nella parte di sotto ci sta un microfono che riprende la caduta dell'audio, la porta a un amplificatore e poi viene diffusa mediante le casse. Internamente alla fontana ci sta uno specchio, avvicinandosi allo specchio e cercando di guardarsi dentro, ci si avvicina anche a un microfono che è internamente alla fontana. Chi viene a vedere diventa parte interattiva della fontana praticamente, cioè commentando, questo commento viene ripreso dal microfono e viene poi amplificato mediante le casse nell'aria. Il quadriportico ospita una casa per anziani. Spesso succede che le persone un po' più giovani ospitino le persone un po' più anziane. Invece in questo caso sono loro che ci fanno entrare e ci ospitano. L'acqua è un elemento universale di vita di tutti quanti. A parte avere un'attinenza con questo posto, perché con il castello che sta sopra, dove c'era una sorgente che in passato veniva utilizzata dalla città di Salerno, e stesso questo quadriportico veniva alimentato da questa sorgente che adesso è in disuso, quindi mi sembrava facile e anche abbastanza istintivo rifare un'opera che utilizzasse già elementi naturali che c'erano nel posto.